Ciao amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti in questo calendario dell'avvento di Profumizio. Oggi 3 dicembre, vi faccio vedere il mio calendario dell'avvento con prodotti profumati. Per ora non sono stati tanto profumati, vedete, ho aperto la casella dell'1 e del 2, è un calendario gigante, vediamo se riesco a farvelo vedere, di DM, questo marchio Balea, che è il marchio che appunto vende DM di prodotti per il corpo, per l'igiene personale, creme, sono prodotti molto buoni. Questo punto vendita appunto di origine tedesca mi piace molto perché ha dei prodotti buoni con delle buone profumazioni. Allora, apriamo il 3 di dicembre, siamo già al 3, il tempo passa, l'apertura non è facilissima. Io lo apro con voi in diretta, quindi senza aprirlo prima, quindi non so. Dietro c'è scritto quello che c'è, però non l'ho guardato, insomma, voglio mantenere la sorpresa. Allora, 3 dicembre, eccolo qui, vediamo cosa c'è. Calendario qua, lo riappoggio. Allora, questi sono sempre scritti in tedesco e io il tedesco non lo so per niente. Tagescreme, dovrebbe essere una crema secondo me per il viso, o comunque questa è una crema. Sentiamo se ha profumo, sempre profumo abbastanza neutro come le altre, quindi ho letto che dovrebbero essere all'arancio, però si sente veramente poco. Però sono dei prodotti piacevoli, gli altri li ho già usati, hanno un gusto neutro, un profumo neutro che comunque non è male, secondo me è lievemente talcato. Io l'arancio non ce lo sento tanto, però sono appunto degli ottimi prodotti. Tra l'altro, ecco, di solito i prodotti di Emma hanno delle profumazioni molto particolari, quindi anche per questo avevo acquistato il calendario. Vediamo se i prossimi prodotti saranno più profumati, però devo dire che sono buoni. È un profumo neutro, però questi sono prodotti appunto di solito vegani, biologici, quindi magari appunto anche è stata fatta la scelta di non utilizzare troppe essenze profumate. Adesso però vi presento un altro profumino, diciamo che oltre ad aprire la casella vi presento un profumino, ed è questa campioncino, tra l'altro di un profumo che volevo sentire da tanto, di Versatile, che si chiama Croissant Café. Questo profumo appunto è molto interessante perché ha questa nota di caffè, di burro e di cappuccino. Allora, secondo me questo profumo sa proprio di bar, si ha proprio l'idea di entrare in un bar con questo odore del caffè, l'odore delle brioche appena sfornate, però si sente maggiormente l'odore del caffè. Profumo che volevo provare da tanto e mi è stato regalato da una profumeria di nicchia in un acquisto online e sono stato felice di provarlo. Potrebbe essere un prossimo acquisto, magari metterlo sotto l'albero. Comunque mi piace, devo dire che è buono. Quindi questo è il Croissant Café. Vabbè, la boccettina è piccola perché è un estratto di profumo, quindi ho un solo ml, però dovrebbe essere abbastanza durevole perché appunto essendo un estratto, poi ve lo farò sapere, magari gli dedicherò un video o vediamo se riesco a trovare anche la full size, vediamo un pochettino il prezzo, perché naturalmente penso che non sia bassissimo essendo di una profumeria di nicchia. Va bene, dai, vi saluto,
3 dicembre, anche oggi abbiamo passato un giorno dell'avvento insieme. Vi saluto, ciao ciao con la manina, un bacio e a presto su Profumizio. Ciao!